Benvenuti a tutti. È possibile che già qualcuno stia abbozzando un sorrisetto strano, pensando che fra tanti argomenti forti di questo periodo si possa parlare di Yeye. Non è un imprenditore cui fare pubblicità, non è un politico in cerca di visibilità, non è un esperto di cui pullulano i media in questo periodo, nessuno, insomma, da cui trarre vantaggi pratici di qualsiasi natura. Si tratta invece di una persona, e sottolineo, una persona a cui tutti dobbiamo qualcosa in termini di scuse per i tanti atteggiamenti di gratuita derisione che il barbuto e barbone concittadino ha ricevuto in tanti anni. È indubbio che si tratti di uno tra i personaggi catanzaresi più conosciuti fra le generazioni degli ultimi 50 anni, ma come si chiamava in realtà il nostro Yeye? Quanti anni aveva? È ancora in vita o è deceduto? Ai primi di maggio, quindi circa 3 settimane fa, in pieno lockdown, è circolato un video grezzo su WhatsApp. Qualcuno l'ha poi caricato su Facebook, il gruppo Catanzaro Città Mia. Sono fioccati 302 like, 90 condivisioni, 66 commenti. Quando è arrivato anche a me il 3 di maggio, ho sentito il bisogno di dedicargli qualche rigo, perché io non sia bravo tecnicamente, ho voluto stralciare questo breve spezzone che avete visto in apertura, inserendo una musica, di base. Nel pezzo di accompagnamento sul blog personale avevo chiesto genericamente: chi possiede notizie certe sulla identità, la nascita, la sfortunata vita di Bruno, perché questo è il vero nome di Yeye, ci aiuti a rendergli un minimo di gentilezza, quella che lui ha conosciuto solo da poche persone nella sua vita. Pensavo rispondessero al massimo una decina di persone. Invece, sul gruppo Catanzaro Antica, 57 commenti, 10 condivisioni, 70 like. Su 6 di Catanzaro 6, 118 commenti, 260 like. Su 6 di Marina, 8 commenti e 35 condivisioni. Qualche altro gruppo ha ritenuto di non pubblicare, ma non fa nulla. La risposta è stata ugualmente chiara. Catanzaro ha riscoperto un'imprevedibile sensibilità nei confronti di un personaggio emarginato, perché trasandato, forse perché spesso irascibile, ma per via di quanti lo prendevano in giro, sostanzialmente buono e persino disponibile, malgrado il suo handicap. Tra tutti quelli che hanno risposto, alcuni in particolare sono sembrati molto informati sulla vita di Bruno, come Rino Palmerino, Luciano Conforto o la signora Concetta Silipo. Abbiamo deciso di chiedere informazioni ad uno che Bruno lo conosceva molto bene. Roberto Malta, benvenuto in questa trasmissione piuttosto atipica. Quali sono Ciao, buonasera. le notizie certe che tu hai e che quindi possiamo divulgare, conoscere tutti su Bruno? Diciamo, le informazioni che abbiamo di Bruno sono tantissime, perché da ragazzo io frequento la chiesa di Casa, la parrocchia di San Giuseppe. E Bruno lì fu accolto dall'allora parroco Don Dino Piraino, che Tu praticamente lo chiami in avvicinò. causa subito, io tra poco farò vedere uno spezzone molto, molto bello e interessante. Sì, io lo chiamo subito in causa perché è stato grazie a lui. Bruno è arrivato nella nostra parrocchia e noi abbiamo imparato a vederlo sotto un'altra luce. Tu considera, io da ragazzo avevo il terrore di Bruno, frequentavo la scuola Chimirri e lui la mattina era su quella gradinata che da piano casa porta alla Chimirri e io per paura, per non passare vicino, facevo il giro da strato a piedi perché avevo proprio il terrore. Fin quando Don Dino lo accolse, lo riuscì a vincere la sua diffidenza, perché magari lui era sempre un pochino timoroso perché lo prendevano in giro, e
è riuscito Don Dino ad avvicinarlo e a farlo arrivare lì in parrocchia. Da lì fu un'esperienza bellissima, non solo per me, ma per tutta la parrocchia, perché abbiamo visto quello che era Ye Ye, poi piano piano è diventato Bruno, ma è diventato quasi uno di famiglia per tutti. E considera che veniva tutte le sere in parrocchia per lavarsi, fare la doccia, si cambiava. Don Dino gli preparava la cena, piano piano è iniziato a frequentare anche le domeniche, quindi a diventare proprio una parte della parrocchia, della vita parrocchiale. Addirittura, ricordo di persone, il signor Renato, che le domeniche lo portava a casa sua, lo faceva mangiare, gli faceva la barba, ormai era diventato uno di noi, diciamo. L'identità anagrafica, Bruno, come si chiamava? Bruno si chiamava Rachiele, Bruno Rachiele. La famiglia, lui ha sempre vissuto per strada, diciamo, stava, come ti dicevo, su quelle gradinate che portano su a Porachello, diciamo. Poi Don Dino scoprì che lui qui a Piano Casa aveva una famiglia, c'ha una Ecco, la famiglia. sorella, un nipote, e quindi. L'unica cosa che lui non voleva vivere così, lui era abituato a stare per strada sempre con le sue inseparabili buste. Lui aveva quelle buste piene di altre buste, cioè per lui era un tesoro, e non se ne voleva mai separare. Anche quella è stata una grossa vittoria, perché poi in parrocchia lui nella canonica aveva una stanza solo per lui con la tobba. Allora lì lui iniziò ogni tanto a lasciare queste buste, ma lì lui aveva il suo mondo, il suo tesoro, i suoi nascondigli. Bruno aveva un handicap mentale, un handicap di nascita, non si esprimeva, però capiva bene. Sì, allora lui aveva questo handicap. Ma noi con il tempo, vivendo insieme a lui questa esperienza, abbiamo scoperto comunque che capiva, se gli dicevi le cose lui le capiva, e a modo suo si faceva anche capire, cioè poi se tu imparavi il suo linguaggio, lui che ci comunicavi tranquillamente. Cioè, ricordo le prime volte quando mi sono trovato di colpo a dover andare insieme a lui per fargli fare la doccia, per farlo lavare. Io, terrorizzato, però quando io gli dicevo fai questo, lavati dietro le orecchie, lui mi seguiva tranquillamente. Quindi abbiamo capito che comunque lui ragionava, capiva tutto, non si sapeva esprimere, però poi piano piano a suo modo è riuscito comunque a comunicare con noi. La sua famiglia. Prego, prego. C'erano anche sere, ciò che perché poi Don Dino riuscì a coinvolgere gli obiettori di coscienza, cioè ormai era diventato un appuntamento la sera andare, e a volte la sera gli facevamo fare anche i giochi di loggia, quelli di mettere le forme nelle varie. E lui li faceva tranquillamente. Grazie a quello si era capito, solo lui aveva un problema nel distinguere i colori. Faceva confusione nel distinguere i colori, ma In per il resto era tutto. ogni Poi caso, Don riuscì comunque a trovare le cose per farlo reagire, no? Riuscì a praticamente, all'epoca c'era ancora aperta la standa, lui aveva sempre un ombrello, lo rompeva perché lo facevano arrabbiare. Quando lui si arrabbiava, dava con questa. Allora lui lo rompeva e voleva l'ombrello nuovo. Don Dino gli scriveva il bigliettino e diceva: vai alla standa, ti avvicini ad una cassa, ti
prendi l'ombrello con questo bigliettino e lo paghi. Quindi lui con i suoi soldini faceva anche queste piccole cose, piccoli gesti poi di normalità. Senti, la famiglia lo ha lasciato o lui ha lasciato la famiglia? Questo desiderio di stare fuori è stato un bisogno, una necessità o una scelta? Guarda, da ciò che io ricordo, da ciò che io ho vissuto, lui non voleva andare in famiglia. Lui, la sorella tante volte veniva in chiesa per vederlo, ma lui, la sua vita era fuori, la sua vita era per strada, lui non voleva. A fatica passava qualche notte in chiesa, se no lui sera veniva, si faceva la doccia, si cambiava, mangiava, però poi doveva andare via. È una cosa bella che sia Don Dino, poi l'opera di Don Dino è stata, comunque ha continuato quest'opera, Don Salvino, l'attuale sacerdote di Piano Casa, ha continuato questa cosa, però lo hanno lasciato sempre nella massima libertà di fare ciò che sentiva, cioè di non sentirsi mai costretto a dover fare qualcosa. Allora, vediamo se riusciamo a questo punto a vedere questo spezzone anche abbastanza raro, comunque poco conosciuto, di Don Dino, che parla della sua esperienza con Yeye. Chi di voi è catanzarese, negli anni 70 e negli anni 80 si sapeva che se giravate nella zona di Piazza Roma oppure via le scalinate di via della discesa Masciari o comunque alla Standa avevate a che fare con un barbone che vi sputava addosso se non gli davate i soldi, no? Yeye. È simpaticissimo, no? Il Yeye di quegli anni era questo. Era questo qua, no? Se lo ricordate bene. E tutti ad avere paura. Ma le cose cambiano quando a un certo punto, diventando parroco a Piano Casa, se ne viene il mio confratello di San Francesco, dice, guarda che Yeye, la sua sorella abita qua, è tuo parrocchiano. Ah. E quindi che facciamo? Che poi aveva preso l'abitudine, celebrava la mattina e la domenica presto la discesa lì a Fondachello, se ne veniva lì a chiedere l'elemosina. Dice, meno male che mi ha detto, guarda che si chiama Bruno Rachiele. Allora voi non avete idea che faccio ho fatto quando io, la prima domenica dopo che ho ricevuto questa annotazione, dice, buongiorno Bruno. Come mi guarda? Perché in genere quando faceva così, no? Oppure pronto a sputare a secondo come tu gli rispondevi, o ad abbassarsi i pantaloni per offendere e prendere in giro, no? E va bene. Poi qualche domenica dopo, perché puntava ogni domenica, dice, ma mamma mia che sei, mamma mia, perché poi in genere col cappotto anche ad agosto, se lo ricordate, quelle mani nere dal sudore. Dice, senti Bruno, ma perché non ti lavi un pochino? Vediamo un pochino, dai aspetta. Togliti le buste, guai a toccargliele, non se le toglieva certamente. A un certo punto dico, vabbè, adesso pigli un secchio, pure con le buste, stendi le mani. E quello stendeva le mani. Insomma, questo non è scemo, capisce? Tra le dita, io glielo dicevo in italiano, e lui tra le dita. Adesso le orecchie, lui faceva le orecchie. Oh, ma questo, insomma, per non farvela lunga, una scena che ricordo di Bruno, la tenerezza con cui lì, quando veniva poi in parrocchia, giocava con i bambini. Io con la coda dell'occhio guardavo e mi commuovevo, ma guarda tu, i bambini e la relazione che guarisce. E poi con il festeggiare i compleanni, poi già è diventata una cosa diversa, con gli obiettori di coscienza allora che erano in Caritas, e poi anche a dargli i soldi, e lui usciva, faceva la spesa, tutto contento. E poi questo era il Bruno della domenica. Quando uscivo fuori da quel circuito, quando la relazione era malata, ritornava ad essere il Bruno di sempre. Yeye, per gli altri. Per noi nella comunità. E ha convertito la nostra comunità da questo punto di vista. Che poi ha continuato in un modo molto splendido anche Don Salvino, fino poi ad accompagnarlo alla morte. Ecco, come ha appena concluso Don Dino Piraino, ovviamente... un attimo che
come ha concluso Don Dino Pirajno, ovviamente Bruno non c'è più, no? Bruno, ecco, possiamo dare un'altra informazione certa, ecco, questa è la foto della lapide, era nato il 2 febbraio del 47, poi è mancato il 19 dicembre del 2010. Roberto, tu l'hai mai visto davvero felice, Bruno, il nostro Yeye? Sì, diciamo che ho avuto modo di condividere tanti momenti con lui. Lui era, dalle foto, ti ho mandato le foto delle feste di compleanno. Lui, cioè, era come Un un bambino. bambino diventava, no? Un bambino. E la cosa bella, che lo dice anche nel video Dondino, cioè, era bellissimo vedere come lui, con quanta dolcezza lui si rapportava con i bambini. Si trasformava proprio, tu vedevi un'altra persona quando era lì in mezzo a noi. Poi è Cosa? normale quando era per strada, magari prendeva gli insulti, qualcuno e poi diventava il Yeye che conosciamo tutti, ma nell'ambito. Che ha fatto nella nostra parrocchia, noi abbiamo conosciuto totalmente una persona diversa. Ecco, cosa hai sentito nella mia premessa, le considerazioni che emergono dai social, dove spesso no, c'è molta aridità, c'è molta pressapochismo. Mi sono piacevolmente sorpreso leggendo tantissimi messaggi anche di affetto, perché no, nei confronti di una persona che invece dal vivo in vita quasi tutti schivavano per motivi più o meno, diciamo, comprensibili. Tu cosa pensi di questo afflato, di questa ondata, diciamo, positiva che emerge da centinaia e centinaia di messaggi social? Sì, ma è bellissimo perché poi comunque cioè, le cose che ti ho raccontato, che ho vissuto io, le abbiamo vissute in comunità. Quindi diciamo, in tanti abbiamo avuto la fortuna di condividere questa cosa. Quindi tutti gli abbiamo voluto bene. Don Savino lo ha accompagnato ai suoi ultimi giorni, comunque non lo ha mai lasciato nemmeno lui. Poi, se hai notato, no? In tutte le foto, Roberto, in tutte le foto, ma anche ricordandolo di persona, aveva stampato sul volto, anche quando ormai era più senza denti, la stessa espressione che era simile sia per la risata, quando era contento, l'abbiamo visto, anche in queste foto, sia quando invece piangeva, perché come un bambino. Naturalmente lo facevano arrabbiare, non gli davano la monetina o peggio ancora lo prendevano in giro. Sai, guarda, io c'è una cosa che ci penso. No? La settimana scorsa ne parlavo con un ragazzo anche qui della parrocchia che è Ivan Fontana, che poi è il ragazzo che mi ha dato le foto che mi ha raccontato un episodio bellissimo che io non conoscevo. Praticamente di una volta che portarono di nascosto, Don Salvatore, altri ragazzi portarono di nascosto Bruno da Dondino. Dondino era già stato trasferito a Chiaravalle, lo portarono a fargli visita e lui non sapeva che c'era anche Bruno insieme al gruppo. Praticamente poi durante la messa arrivò anche Bruno e mi raccontava il particolare Ivan che mentre Dondino abbracciò Bruno a Dondino baciò le mani, cioè un gesto stupendo, cioè, Molto nobile, possiamo dire, per usare sì, anche cioè la parola. proprio quando lo ha salutato gli ha baciato le mani, quindi una cosa che ti dice tanto.
Senti, andiamo a concludere. Bruno riposa al cimitero centrale di Catanzaro. Sì, al cimitero urbano, a Via Fai. Scusa, non si è sentito? Dico al cimitero urbano a Via Paglia, al cimitero di Catanzaro. Precisamente, ecco, questo è il blocco 74, mi pare, che lo contiene. Sì, Che lo... questo. Il blocco 74, Bruno si trova su quella conata che si vede, è alla prima fila in alto, al quarto posto sopra. Quindi è proprio all'angolino, all'ultimo piano, diciamo. Ecco, lo E abbiamo. questo blocco 74, Sì, si trova. se qualcuno può andare a fare. Il blocco 74 è proprio alle spalle del nuovo obitorio, della parte nuova del cimitero. Quindi, arrivando all'obitorio, basta guardare e si vede questo blocco che abbiamo visto in foto. Vorremmo, dicevo, che tutti quelli che hanno conosciuto Bruno Racchiele andando al cimitero di Catanzaro gli portassero un fiore, basta solo un fiore, un gesto semplice, un omaggio ad una persona semplice che in troppi hanno dileggiato, ma pochi e pochi hanno avuto la possibilità appunto di conoscere veramente, traendone, immagino, anche un arricchimento personale e spirituale, come si fa con le persone emarginate, con le persone cosiddette ultime. Roberto, ti ringraziamo per questa partecipazione, per il contributo anche Ringrazio io te. fotografico e soprattutto ringrazio chi ha avuto la pazienza di assistere, di sentire, di vedere una trasmissione come questa. Alla prossima. Ciao.